Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Cosa andremo a fare oggi? Oggi, come avete letto dal titolo, vi porteremo un nostro giorno di allenamento. Specifichiamo che questo video sarà commentato esternamente mano a mano che andremo appunto a eseguire i vari esercizi per cercare di spiegarvi al meglio l'esecuzione e la tecnica. Comunque ragazzi, vi andremo a portare il terzo giorno di allenamento dei quattro che abbiamo previsti in scheda. Ragazzi, eccovi qua la nostra scheda. Mettete in pausa il video se volete leggervela accuratamente, anche perché noi ora iniziamo subito. Bene, eccoci qua, partiamo subito con questo superset leg curl da sdraiato. Purtroppo non abbiamo il macchinario adatto, utilizziamo la versione in piedi con due gambe. Vogliamo dire qualcosa sull'esecuzione? Beh, direi punto di contatto sul cuscino e sul piede. Ok. Contrarre bene il femorale e movimento controllato. Esatto, su tutto l'arco del range del movimento una esecuzione molto molto controllata. Ok, passiamo ora subito alla leg extension. Qua due cose da dire: abbiamo 12 colpi, l'esecuzione sarà parziale, quindi andiamo ad allenare, come potete ben vedere dal video, la parte bassa del quadricipite, range del movimento molto molto limitato. Ecco, appunto, non mi veniva il termine. Di conseguenza non andiamo a contrarre il muscolo completamente e anche in questo esercizio punto di contatto del piede con il cuscino. Esatto. Ok, iperextension, dunque da scheda senza sovraccarico, 15 colpi. Qua non c'è tanto da dire, possiamo magari dirvi sulla postura, ginocchia un pochino flesse, i lombari... Cercare di sentire i femorali, controllare un minimo la lombare, e tanto non c'è sovraccarico. Non c'è problema. Squat 5x5, cosa c'è da dire? Allora, il peso rimarrà fisso per tutti i 5 i set. Abbiamo qua una discesa molto molto controllata, una salita anch'essa super controllata, un fermo in basso che va, si aggira intorno a un secondo e mezzo, due, poi insomma valutate voi quanto respiro riuscite. Un paio in generale basta. Va bene. Qualcosa sull'esecuzione? Allora, la schiena ragazzi sempre sempre in forza, viso, scusatemi, la testa che segue il profilo, la linea della schiena, ginocchia verso l'esterno, punte verso l'esterno in generale e in ogni caso il peso, la sensazione del peso deve essere sempre al centro dei nostri piedi, né avanti sulle punte né indietro sui talloni, sennò veramente rischiamo di farci male. Bom, passiamo ora a un superset di polpacci in piedi e pressa coi talloni sollevati. Quindi partiamo dai polpacci, 10 colpi, un'accortezza che voglio dire è appunto di non utilizzare scarpe che abbiano una suola troppo spessa, altrimenti impedisce diciamo un po' il movimento su questo tipo di esercizio. Vogliamo dire qualcosa sull'esecuzione o su... Beh, polpaccio sicuramente muscolo da sentire, quindi percepirlo bene nel movimento, fermarsi un po' in alto, un po' in basso, è buono. Ok, qua ora stiamo facendo appunto la pressa con i talloni sollevati, è una bellissima variante rispetto alla pressa appunto normale con i piedi, insomma, con le suole appoggiate completamente. Qua abbiamo 8-10 colpi, eventualmente possiamo fare un fermo in basso di una manciata di secondi, insomma sempre a piacimento. Cosa dire? Non si può sbagliare credo su questo tipo di esercizio, insomma... Beh, è un movimento imposto dalla macchina, quindi semplicemente cercare di tenere bene i talloni sollevati e contrarre bene il polpaccio. Ok, passiamo ora subito alle alzate laterali. Allora, bellissime. Per quanto mi riguarda utilizzo 2 kg mentre Luca non utilizza peso perché è rimasto un po' più indietro sul protocollo. Abbiamo 100 colpi, sì avete letto bene, 100 colpi per 3 set. Qua il movimento
è molto molto naturale, come proprio vi viene istintivamente di alzare le braccia lateralmente. Cosa possiamo dire? È un esercizio che affatica molto. Non è un esercizio di percezione in sé del muscolo, ma sentirete le spalle bruciare come l'inferno. Passiamo finalmente a un fondamentalone. Abbiamo 4 set da un 5-7 colpi. Peso costante per tutta la durata dell'esercizio. Se volete andarvi a vedere in modo dettagliato la spiegazione dell'esecuzione, troverete sul nostro canale appunto un video dedicato alla military press o lento avanti, che poi da seduto in piedi cambia ben poco. Qui quindi prestiamo molto molta attenzione alla lombare, non spingiamoci indietro quando andiamo a spingere sopra di noi il bilanciere. Non credo ci sia molto altro da dire, prestate sempre attenzione insomma alle varie esecuzioni, controllatele molto bene. Esercizio conclusivo della scheda, polpacci da seduto, abbiamo 3 set. Purtroppo ragazzi, la nostra palestra non è equipaggiata con il macchinario specifico, quindi ci adattiamo e diciamo che ci vengono delle belle idee, costruiamo un po'. Si fa quel che si può. Esatto, qui il movimento purtroppo appunto è molto molto limitato, abbiamo solamente una parte attiva in spinta e in picco massimo del movimento. Lavoro. Cercate sempre la contrazione del muscolo in questo caso, e se avete la possibilità di alzare un pochettino l'appoggio, meglio. Ragazzi, per oggi l'allenamento è concluso. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un bel like che ci aiuta tantissimo. Esatto, mi raccomando ragazzi, commentate se avete qualche richiesta riguardo i vari esercizi che siamo andati a fare. Noi siamo disponibilissimi, 24 ore su 24 vi risponderemo immediatamente. 7 su 7, 365. Quindi, bel like, commentate ragazzi. E noi dove ci vediamo? Nel prossimo video.